i tagliagola dello Stato Islamico, hanno massacrato 22 membri della sua famiglia. Il suo nome di battaglia è Rojda Felat, al secolo Dalbr Yom Ma'issa, comandante in capo delle Forze Democratiche Siriane, l'alleanza curdo-araba che all'interno della coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti ha sconfitto l'ISIS e si trova ora a fronteggiare l'attacco della Turchia. Oggi voi vi sentite isolati in quella zona del Medio Oriente? No, a Kobane abbiamo resistito all'ISIS per 10 mesi isolati dal mondo, grazie solo all'appoggio del nostro popolo. La comunità internazionale è intervenuta solo dopo, quando ha capito quale fosse la posta in gioco. Ecco perché posso dire che combatteremo fino all'ultima goccia di sangue per difendere il Rojava e la terra conquistata con la morte dei nostri compagni. Perché Erdogan vi considera dei terroristi? Erdogan odia tutti i curdi, non solo quelli siriani, perché gli unici che hanno una proposta democratica, laica e liberale dentro al Medio Oriente siamo noi. Erdogan accusa le milizie curde di fare attacchi sul suolo turco. Ma questa è una menzogna, anzi, è proprio grazie a noi se l'ISIS non ha occupato anche la Turchia. E poi lo sanno tutti che mentre ai nostri compagni feriti veniva impedito di andare a farsi curare in Turchia, i miliziani dell'ISIS erano accolti negli ospedali turchi e curati gratuitamente dal governo di Erdogan. Vi dico che Erdogan si sta indebolendo, non ha più il potere che aveva 5-10 anni fa. Per questo sta facendo questa propaganda fascista contro di noi, esattamente come faceva l'ISIS, che diceva o vi alleate con me o vi ammazzo. Voi al momento avete più di 12.000 miliziani dell'ISIS prigionieri sotto il vostro controllo e circa 70.000 familiari del califfato tra donne e bambini. Che fine faranno? Si sentiranno liberi di scappare e di riprendere a fare quello che facevano prima, ovvero sgozzare, stuprare, rapire donne e bambini. Ci sono miliziani assetati di sangue provenienti da oltre 50 paesi del mondo. L'ISIS ritornerà in tutta la sua potenza perché queste persone, dopo la sconfitta, hanno covato una rabbia contro di noi e contro l'Occidente di cui forse non vi state rendendo conto. Se non ci dovesse essere una soluzione diplomatica e politica, lei che conseguenze intravede? La zona cuscinetto di cui parla Erdogan è pura manipolazione della realtà. Lui dice di voler mettere in sicurezza i profughi siriani che vivono in Turchia. In realtà distruggerà le nostre città nel Rojava, creando milioni di nuovi profughi. Ci sarà un'ondata biblica di esuli che si riverserà sull'Europa. Chi sono i vostri alleati oggi? Chi può aiutarvi? Il patto della coalizione era non solo sconfiggere lo Stato Islamico, ma anche difendere i territori liberati per realizzare un processo democratico di pace nel quale sono coinvolti molti paesi europei e membri della NATO. Dopo aver combattuto insieme, ci aspettiamo che vengano rispettati i patti. Ci chiediamo come sia possibile che la Turchia, un paese membro della NATO, possa attaccare un alleato che ha lottato contro lo Stato Islamico, possa allearsi con gli jihadisti di al-Nusra e possa fare un nuovo genocidio di fronte all'indifferenza del mondo. Io mi auguro che si apra un fronte contro questa invasione della Turchia, che venga istituita e rispettata una no-fly zone e che paesi come l'Italia, ad esempio, sospendano subito la fornitura di armi al governo di Erdogan, che ha combattuto al nostro fianco. Ora deve decidere se stare con noi o con i fondamentalisti islamici.